La maestosa pala d'altare della Pieve di Arezzo, tra i protagonisti della grande mostra dedicata alla pittura del Trecento al Metropolitan Museum di New York. Il pollettico, realizzato nel 1320 da Lorenzetti per il Vescovo Tarlati, rappresenta scene della vita della Vergine e dei Santi, tra cui San Donato, patrono della città. Alla preview dell'esposizione, presente anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Beh, certamente è una grande emozione vedere qui rimontata la pala, di Pietro Lorenzetti che normalmente vediamo nella pieve di Santa Maria d'Arezzo, eh, detta anche la pala Tarlati, o, diciamo, commissionata dal vescovo Tarlati proprio a eh, Pietro Lorenzetti. Eh, è un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre che vediamo in questa bellissima mostra che racconta proprio della nascita della, della pittura senese e della pittura in generale in, in Italia e quindi anche in Occidente. È un'opera un meravigliosa, come è meravigliosa tutta la mostra che è qui al Metropolitan, che è il primo pezzo di una mostra che poi transiterà alla National Gallery. Quindi, Arezzo orgogliosamente fa parte di questa mostra con uno dei pezzi forse più ammirati. Devo dire che, vista dal punto di vista del sindaco, è una grande opportunità per la città di fare bella mostra di sé. Anche se per farla arrivare qui abbiamo dovuto sudare letteralmente le sette camicie durante l'estate perché c'erano dei problemi sul tema trasporto che poi sono stati brillantemente risolti. Questo ci dà la possibilità di far conoscere ai si spera 8 milioni di visitatori che tutti gli anni eh, incrociano il Metropolitan. Ovviamente a questa mostra ce ne sarà un sottinsieme. Ma comunque, una grande quantità di visitatori che vista quest'opera qui a eh, New York, forse. Eh, possono avere l'idea di venirci a trovare ad Arezzo. Quindi questa è un'altra forma di promozione della nostra città in campo storico-artistico come non ne abbiamo avute in altre occasioni.